sorge come problematica teologica all'interno della sistematica concettuale dell'Occidentale. Essa deve fare anche la teologia agostiniana, per due motivi. In primo luogo, perché Sant'Agostino, nella sua controversia teologica, sostiene una vera riflessione teologica sul peccato originale, e inoltre, come perché condizionò lo sviluppo sul tema dell'Immacolata anche sugli autori successivi. Maria può essere concepita fra le spine del peccato, ma essere è solamente vicina, e da un argomento di fare fortuna, poi in mare e lui, si dice due uomini invece, poteva volere e si può voluto non farlo. In questo modo egli riesce a separare la concezione attiva dei genitori dalla contaminazione del peccato. Pensa che Maria venga al mondo senza il peccato originale, per l'azione salvante di Cristo. Ma gioca ancora con l'idea di non avere tempo sul momento del concepimento e della diffusione del male, che rendono confusa la figura precisa dell'azione di Gesù nei confronti di sua madre. Come vediamo, lo sviluppo teologico, i passaggi sono stati molteplici. Prima di arrivare alla definizione del dogma dell'Immacolata Concezione da parte di Papa Pio IX, come accorrendo alla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano I. L'Immacolata Concezione di Maria è innanzitutto un mistero di grazia, di dono. Tra i misteri cristiani comuni sono in corrispondenza con la parola della cultura, con la qualità della sua risposta. In altri invece deriva di tutte le iniziative e di Dio. L'Immacolata Concezione si conta tra questi ultimi. Qui la grazia divina precede completamente l'azione umana. Maria viene al mondo giusto, innocente, docile, pronta a ciò che Dio ha previsto per lei. Perciò in Maria la bellezza divina risplende in modo singolare. Lei è la parola di Dio, parte delle sue mani, frutto della sua sapienza, testimone che soltanto da Dio viene la sapienza di grazia, scelta dal Padre tra tutte le creature come figlia prediletta, benedetta in Gesù Cristo con ogni forma di grazia, affidata eternamente allo Spirito. Maria, che come affermava Santa Maria, centro d'amore su cui convengono le compiacenze della Trinità Divina. Ecco, prima di procedere, ecco, voglio premiare il coro parrocchiale che San Tommaso Apostolo mi disegnava per il suo direttore Giuseppe Bettino.
l'Immacolata Concezione esprime la santità radicale, iniziale e costitutiva di Maria, ed è come la base sulla quale si colma con il resto degli insegni mariani, il resto degli eventi della sua vita. Quella grazia iniziale fonde e orienta l'intera vocazione di Maria, la dispone alla chiamata ad essere madre di Gesù, a comprendere meglio di nessun altro le parole del suo figlio, ad amare con più intensità e purezza di altro compito in ogni anno e ogni altro opera di Cristo. Questa grazia radicale permise a Maria di essere sempre pronta, ben disposta a seguire l'itinerario di fede che doveva percorrere, talvolta molto duro, per accompagnare Gesù, per essere la nuova Eva al fianco del nuovo Adamo. Con questo riferimento alla santità radicale di Maria, Vergine e Madre, la definisce Dante, introduciamo il coro, la corale di Milano Domino di Luzzi. Voi sapete che io sono stato viceparroco di Luzzi e sapete quanto io lo abbia più volte sottolineato, a voi, in comunità cristiana, che mi vuole bene, ma anche quanto bello l'ho raggiunto a me. E quanto è stato faticoso distaccarsi da loro nei primi mesi. L'ho sempre detto, loro sono stati i miei magnifici. Adesso lo siete anche voi. Ecco, qui vi ricordare loro non significa scrivere. Anzi. Quindi da ringraziare la parola di Luzzi per aver subito accettato. Invito, saluto anche il loro parroco, il nostro vicario, Don Andrea Di Laggio, saluto anche Don Luigi Porco, vicario parrocchiale di Luzzi. Ovviamente, in quanto se salutare loro, non posso che anche la mente mi ricorda anche ai mesi belli, ai 24 mesi, 23 giorni e 8 ore.
Buonasera a tutti, bentrovati. Grazie a Don Cesare per averci invitati. Insieme anche a Don Cesare ringrazio l'acclamato, Don Luciano, il nostro Luciano e il nostro Don Cesare che ovviamente ha tessuto le nostre lodi dicendo parole bellissime che non voglio aggiungere altro perché insomma poi non potrei arrivare alla sua altezza e alla sua lettura. Abbiamo introdotto questo nostro primo canto con la sequenza Mariana, che è una delle più antiche, quindi la tutta bella, la Sei Maria, soprattutto da Luca, essendo appunto nei primi versi, quale migliore introduzione del tutto Luca, un'inversione gregoriana. Il secondo canto è tradotto in italiano con Ave Regina dei Cieli, che insieme alla Salve Regina, all'Alma Redentoris Mater, a Regina Cieli e al Subtum Presidium rappresenta il ciclo delle antifone mariane, così questo appunto il gruppo delle antifone mariane. Viene le due quartine attribuite a Goffredo, abate di Vendôme, esprimono la gioia della gloria che Maria in cielo come sovrana degli angeli, riconosciuta come porta e radice della salvezza. La versione che eseguiremo è prima quella gregoriana e poi quella polifonica di Antonio Rotti. Grazie, buon ascolto. Salve la vista.
pesi al punto giusto, non troppo. Ok. Ora vi chiedo una piccola cortesia di fare un po' di senso, perché proveremo a fare un canto sonoro spaziale. L'avete fatto benissimo, e vi ringrazio. Il brano è un'antifona, ovviamente è un inno teocaristico, che è composto da San Tommaso Aquino per l'ufficio. Più precisamente per le lodi mattutine della festa del Corpo Storico. O ostia di salvezza che per cielo apre la porta, dacci forza. Al Signore, uno e trino, sia gloria per sempre. Egli, una vita senza fine, ci doni nella patria celeste. L'inno declina il tempo santo, adorazione, lode e riconoscenza per la vittima immolata che spalanca le porte del cielo. La versione che vi faremo ascoltare questa sera è quella di Lorenzo Merosi, direttore perpetuo del Perpetuo della Cappella Pontificia, musicale Sistina e anche lei di Italia. Posso salutare il sosta.
che ha evocato prima, però la partecipazione straordinaria era davvero straordinaria, nel senso che Roma Squadra non era solo un direttore di uniforme, ma era un organista, perché noi abbiamo venerato il decimo anno del nostro ordine a canne, pertanto era una vera partecipazione straordinaria, non era una scritta ad evocare birmanisti, era semplicemente per solennizzare, lo so, per quindi pubblicità. Bisogna dare a Cesare quello che dice. Per quanto mi concerne, fino a quando c'è partecipazione straordinaria, fino a quando prego che adesso alla memoria. La versione che vi facciamo ascoltare prima, quella che ricordiamo poi.